Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Ho finito di leggere da pochissimi giorni La gemella silenziosa di S.K. Tremain. Spero sia giusta la pronuncia dell'autore. Questo è un libro che mi ha coinvolta tantissimo fin dalle prime pagine. Praticamente io non vedevo l'ora di andare avanti nella lettura per capire che cosa sarebbe successo nel corso della storia. È una storia molto avvincente e molto particolare. Io direi che la storia ruota intorno a tre temi principali, che sono l'identità, le relazioni familiari e anche le relazioni con se stessi. La trama racconta la storia di una famiglia che purtroppo è stata colpita da un grande dolore. Questa famiglia è composta da Sara e Angus, che sono i genitori di Kirsty e Lydia, che sono due gemelle identiche. Purtroppo una delle due gemelle muore cadendo dal balcone, ma questa è una cosa che voi sapete subito già all'inizio del libro perché quando la storia comincia, Lydia, che è la sorella che è caduta dal balcone, è già morta, quindi rimane soltanto Kirsty ed è la storia appunto di questa gemella rimasta, delle relazioni con la madre, delle relazioni col padre, ma soprattutto l'evento, centrale del libro è l'identità di questa gemella che è rimasta. Perché nel momento in cui Sara, la madre di Kirsty e Lydia, si reca da Kirsty a dirle che da Londra si trasferisce, trasferiranno sull'isola di Skye e quindi avranno un'isola tutta per loro dove potranno ricominciare una nuova vita, la bambina sussurra alla madre: "Ma perché continui a chiamarmi Kirsty? Kirsty è morta, io sono Lydia." E qui si scatena l'inferno perché praticamente la madre comincia a essere tormentata dai dubbi, comincia a temere di non riuscire più a riconoscere le sue figlie, quindi a essersi sbagliata, aver fatto un tragico errore, a aver scambiato le due sorelle, quindi aver pensato che una sia morta mentre magari è morta l'altra. Quindi cominciano a esserci tutti questi dubbi di questa madre che è letteralmente devastata dall'angoscia per questa cosa. A tutto questo si aggiunge un comportamento molto strano della figlia, perché oltre a sostenere di essere Lydia, sostiene che Kirsty, la sorella morta, è tornata, che lei la vede dentro lo specchio. C'è quindi questa confusione dell'identità di questa bambina. E poi c'è un padre molto arrabbiato, che beve troppo, che è molto nervoso e ce l'ha a morte con la moglie perché l'ha in colpa di quello che è successo alla loro figlia. Poi ci sono anche delle relazioni con gli amici, quindi ci sono delle persone, diciamo, che compaiono a margine della storia, che però avranno un ruolo abbastanza importante. Quindi è tutta una storia che gira intorno a questi temi particolari. Questo libro pone veramente tantissima attenzione alle relazioni, perché ci saranno poi anche tutti gli avvenimenti che si susseguiranno nel momento in cui la gemella rimasta arriverà nella nuova scuola, quindi tutti i problemi che dovrà affrontare, un discorso anche di emarginazione, perché comunque non riesce a legare con i suoi coetanei, quindi insomma ci saranno tutta una serie di avvenimenti, di sentimenti e di relazioni che nel libro vengono spiegate molto bene e alle quali viene data veramente molta importanza. Quindi è un libro che ha un elemento, diciamo, thriller, perché comunque ci sono questi comportamenti strani della figlia, c'è il fatto che voi fino all'ultimo non riuscirete a capire se davvero è morta Lydia o se è morta Kirsty, quale delle due gemelle effettivamente è rimasta in vita. Non riuscirete a capire che cosa è successo finché non arriverete all'ultima pagina del libro, perché l'autore è veramente molto bravo a mandarvi fuori strada. Ci saranno dei momenti del romanzo in cui voi penserete di aver capito più o meno che cosa potrebbe essere successo, ma poi l'autore vi ribalta completamente tutta la storia e voi vi rendete conto che in realtà non avete capito. Quindi, finché non arrivate all'ultima pagina, il mistero non viene svelato e l'autore è molto bravo a giocare con le parole in questo senso, quindi anche in un certo senso anche voi vi sentirete un po' confusi, esattamente come si sentono confusi i personaggi della storia.
È un libro questo, come vi dicevo, che mi ha veramente coinvolta e mi è veramente piaciuto moltissimo. L'ho trovato veramente molto molto avvincente anche dal punto di vista umano e relazionale, perché appunto l'autore pone molta attenzione a questo. L'unica cosa che vi vorrei segnalare è che la quarta di copertina riporta una trama che è un po' inesatta, diciamo, perché se voi leggete qua, quello che si può intuire è che quasi a metà del romanzo si abbatte una tempesta sull'isola nella quale si sono trasferiti i genitori di queste gemelle con la gemella rimasta, e durante questa tempesta al buio la figlia dice alla madre: ma perché continui a chiamarmi Kirsty? Perché in realtà io sono Lydia e Kirsty è morta. Quindi sembra che questa cosa venga fuori dopo. In realtà non è così che si svolgono le cose, perché in realtà questo dubbio che la figlia insinua nella mente della madre viene fuori subito, già alle prime 2 o 3 pagine del romanzo, e non avviene sull'isola, non avviene durante la tempesta, ma avviene quando loro sono ancora nella casa di Londra, nel momento in cui la madre comunica alla figlia che si trasferiranno sull'isola di Skye. Quindi, a mio avviso, questa è una cosa che manda un po' fuori strada. Come vi dicevo, non è così fondamentale, perché poi comunque è importante leggere il romanzo, però tuttavia, quando voi magari volete comprare un libro e guardate la quarta di copertina, sarebbe importante, che questa riportasse delle notizie corrette. Secondo me invece manda un po' fuori strada, però è talmente bello il romanzo, mi è piaciuto talmente tanto che alla fine questa cosa della quarta di copertina, diciamo che ha poca rilevanza, però io ve la segnalo perché comunque mi sembra giusto, già che faccio la recensione, anche dirvi che cosa mi ha lasciato un po' più perplessa e che cosa, diciamo, posso appuntare di questo libro e di questo romanzo. Però, a parte questa cosa della quarta di copertina, è un libro che io assolutamente vi consiglio di leggere. A me è piaciuto veramente tanto, mi ha anche stimolato delle riflessioni che riguardano le dinamiche relazionali tra moglie e marito, le dinamiche relazionali tra madre e figlia, tra padre e figlia, perché comunque nel libro accadono veramente una serie di cose che vi porteranno anche a fare delle riflessioni su quanto sia vero che molto spesso le cose non sono assolutamente come sembrano. E anche sul fatto che a volte noi abbiamo bisogno di svelare il mistero, e quindi per farlo magari affrettiamo le cose e crediamo subito alla prima versione che ci viene proposta. In realtà l'autore è molto bravo a farvi capire che la prima versione proposta non è detto che sia quella corretta. Però, ragazzi, mi fermo, altrimenti rischio di svelarvi troppo di questo libro. È un libro che va letto, assaporato e soprattutto va interiorizzato, perché veramente pone delle questioni, soprattutto relazionali, che sono, secondo me, di una certa rilevanza. Quindi è un libro straconsigliato. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto, se siete della mia stessa opinione, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma, sono curiosa di sapere eventualmente che cosa ne pensate. Io, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.